il nuoto pinnato nasce in campo militare per poi diventare pratica sportiva negli anni 50. L'uso delle pinne consente all'atleta di raggiungere velocità elevate, tanto da definirsi la Formula 1 del nuoto. Le prime pinne rudimentali sono rintracciabili nei disegni di Leonardo da Vinci, ma erano applicate sulle mani. Le pinne, come le intendiamo oggi, sono merito di Benjamin Franklin, che ne costruì un primordiale paio con dei sottili pezzi di legno, mentre il brevetto è del 1938 ed è opera del francese Louis de Corlieu. La prima manifestazione di nuoto pinnato in acque libere si svolse nel luglio del 1951. Nel 1955 viene realizzata la 100 km dell'Adriatico a squadre. Da quel momento la vendita delle pinne si impennerà vertiginosamente. È del 60 il primo campionato del mondo. Venne realizzato a Palermo nel mare di Mondello. La prima gara di nuoto pinnato in vasca si svolse a Bologna nel 59 e fu organizzata dal cavalier Franco Pavone. Fu sempre Pavone a dare vita alla prima monopinna italiana, da lui denominata matrimoniale. Era il 69. Sono del 71 le prime gare con monopinna. Un anno dopo, per la prima volta, un uomo nuota i 100 metri sotto i 40 secondi, 39,92 per l'esattezza. In realtà la convivenza tra monopinna e bipinne continuerà fino al 1979, quando tutti i primati mondiali saranno realizzati con la monopinna. In Italia il nuoto pinnato non fa parte della FIN, Federazione Italiana Nuoto, ma venne inserito nella FIPS, Federazione Italiana Pesca Sportiva, che dopo anni di controversie negli anni 90 aggiunge le due lettere per il nuoto pinnato, diventando così FIPSAS, Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee. Il nuoto pinnato è riconosciuto dal CIO. Abbiamo incontrato atleti e dirigenti della federazione per farci raccontare la storia del nuoto pinnato. Mi chiamo Consuelo D'Ametto, ho 22 anni e sono un atleta della nazionale di nuoto pinnato da 4 anni circa. Mi chiamo Davide De Ceglie, ho 33 anni, faccio parte della nazionale italiana di nuoto pinnato dal 2005. Mi chiamo Luca Tonelli e ho 52 anni. Sì, sono in federazione oramai dal 2000 e mi occupo prettamente delle squadre agonistiche e delle squadre nazionali. E generalmente ho il ruolo di capodelegazione quando viaggiano le nazionali ai campionati europei, ai campionati mondiali o ai beach games o altre manifestazioni di questo tipo. E questo nella parte attiva del mio ruolo. Poi ho anche un altro incarico che è quello di rappresentare l'Italia nella Commissione Mondiale del Nuoto Pinnato e lì abbiamo una parte un pochettino più tecnica e ci occupiamo di mettere insieme i calendari piuttosto che dei regolamenti e anche di innovare ogni tanto questo sport. E ad esempio in Italia abbiamo avuto, credo, il grande merito nel 2006 di inserire lo stile delle pinne. Fino a quell'anno lì si nuotava solamente con la monopinna, un attrezzo molto tecnico che però escludeva una gran parte dei nuotatori. Oggi il nostro bacino di nuotatori è aumentato almeno del 150%. Nel mio sport si usano le bipinne e si nuota a stile sia in vasca nelle gare di velocità che nel fondo. E stessa cosa per la monopinna, sia in vasca che nel fondo. Le differenze principali sono nello stile, quindi con le bipinne l'utilizzo sia delle gambe che delle braccia, nello stile libero come nel nuoto puro, mentre con la monopinna le braccia sono ferme in una posizione, si chiama di assetto, e c'è solo l'utilizzo da parte del bacino, diciamo, alle gambe principalmente. È molto stancante l'utilizzo della monopinna, uno perché comunque il movimento viene dato praticamente solo dalla propulsione in avanti delle gambe, quindi tutto quello che riguarda dall'ombelico in su è immobile e dall'ombelico in giù diciamo che abbiamo la propulsione, quindi insomma spingere una monopinna che sono 4,5 kg di attrezzatura in acqua non è semplice. Queste gare sono fatte sia con bipinne che con la monopinna. Con le bipinne in acque libere la distanza massima sono i 3 km, mentre con la monopinna ora la distanza massima sono i 5 km. C'è molta differenza in base al tipo di gara che uno va a fare, quindi sulla 5 km nel nuoto pinnato sono più o meno tra i 50 e i 55 minuti di gara, quindi è una gara molto veloce. La 20 km ad esempio sono 3 ore e un quarto di gara, quindi ovviamente si parte con un passo diverso ma quello che fa molto è la testa. Una volta si utilizzavano i boccagli con lo sfiato sotto, che permettevano di non inciuccarsi, non bere acqua e respirare solo aria e buttare fuori l'aria sia attraverso il naso che attraverso la bocca. Adesso questo canale, diciamo, è stato eliminato e è un unico tubo che parte dalla bocca e esce sopra la nostra testa e ci permette di tenere la testa ferma e respirare tranquillamente. Il tubo noi lo utilizziamo frontalmente, deve avere una lunghezza limite e anche una larghezza di diametro che si inserisce in bocca, non deve essere troppo largo ma neanche troppo stretto, indicativamente alla larghezza della nostra gola, insomma, del canale di respirazione. Allora, la monopinna è praticamente una pinna unica e diciamo che ricorda, quando nuotiamo veniamo ricordati molto per il delfino, cioè il movimento è quello del delfino, e quindi la posizione delle braccia è completamente ferma in posizione di assetto, la massima posizione più idrodinamica possibile che possiamo raggiungere. E poi appunto c'è la monopinna, che è questo attrezzo qua, che negli anni, diciamo, che ha avuto un'evoluzione. All'inizio la monopinna era senza tutte queste carenature verdi, che in questa pinna qua sono verdi, ed era praticamente solo una lastra di o vetroresina o carbonio. Pian piano hanno iniziato ad aggiungersi appunto queste carenature che aiutano la monopinna a galleggiare, e in più si è cercato di arrivare a una scarpetta, anche qui a forma di siluro, anche questa abbastanza idrodinamica, dove all'interno il piede non è praticamente pari ma è un po' rialzato, quindi è come se la punta fosse più in alto rispetto al tallone. E questo aiuta anche molto gli atleti, a quelli che non hanno un'escursione di caviglia diciamo idonea per riuscire a tenere la caviglia stesa e quindi avere maggior presa nella pinna. Questo tipo di attrezzatura fatta così aiuta molto, anche se uno non ha diciamo un'estensione della caviglia ottimale. Grazie a questo la monopinna galleggia anche molto, quindi anche per gli atleti è molto più semplice riuscire a nuotare, e diciamo che si fa un pochino meno fatica, che comunque a parte la fase di spinta, la fase di recupero diciamo che viene data molto dalla monopinna, perché questi inserti l'aiutano a galleggiare. Guarda, io ho proprio finito di nuotare nel 2000, l'ultimo mondiale ho partecipato nel 2000, e lì c'è stata proprio una netta diversificazione e una estremizzazione della velocità. Il nostro sport si contraddistingue per essere un po' la Formula 1 degli sport acquatici. In quell'anno iniziarono nelle Olimpiadi in Australia, mi pare di ricordare, i costumoni integrali, quindi da lì c'è stata un'evoluzione anche nel nuoto, per cui sono entrati nuovi tessuti, nuove tecnologie, dai costumi che adesso sono integrali o semi integrali, poi arrivarono addirittura al gommato, che per fortuna hanno levato, fino alle monopinne, che sono di nuova generazione e sono con un'inclinazione che prima Davide vi ha mostrato. Nel mio anno, diciamo, nel mio periodo, erano monopinne molto rudimentali e classiche. Il nostro sport deriva dalle discipline acquatiche della subacquea, ecco, noi arrivavamo da là, diciamo, da quel momento lì, ecco, queste nuove tecnologie hanno permesso di sviluppare velocità maggiori e chiaramente un miglioramento dei tempi, ma in modo sostanziale anche di un 15%, 12%, quindi diciamo che è un po' un nuovo sport. Secondo me hanno pareggiato un po' i dislivelli che c'erano tra gli atleti, nel senso che prima si vedeva molto, anche soprattutto grazie al tipo di attrezzatura, si vedeva molto la differenza tra un atleta dotato, che stava bene in acqua, che scivolava bene in acqua, rispetto a uno che ci poteva mettere tutto l'impegno che voleva, magari raggiungeva anche livelli alti, ma però non riusciva mai ad essere al pari del top, dell'atleta top. Mentre con anche il cambio di attrezzatura, secondo me, si è pareggiata questa diversità. Ecco. Io prima citavo il passaggio dall'atletica, il nostro sport per percentuali di millimoli che si producono soprattutto per le gare in piscina è molto più vicino all'atletica che al nuoto, parliamo di percentuali molto alte, 12-14 millimoli, per uno sforzo sui 100 metri di 33-34 secondi. Ai miei tempi era di 37-38 secondi, quindi parlavamo indicativamente di una distanza dell'atletica come il 400, queste cose qua. Chiaramente questa evoluzione ha fatto in modo che anche le tecniche di allenamento siano modificate, ma posso dirti anche la tipologia degli atleti. Prima tendenzialmente erano atleti molto corposi, molto corpulenti e fisicamente molto importanti da quel punto di vista. Oggi sono molto più fluidi, molto più tecnici e la tecnica appunto viene prediletta rispetto alla forza fisica, che rimane solamente per alcune discipline come i 50, dove la forza è veramente importante, ma dal 100 in su, ecco, è molto più importante riuscire a scivolare e avere una tecnica molto più fluida, ridurre l'attrito. Allora, la differenza di materiale si sente, nel senso che allenandomi tanto con le pinne ho potenziato moltissimo le gambe e ho, grazie anche all'utilizzo del tubo, quindi la testa è ferma, respira sempre, cambia anche la respirazione. Quindi non hai più il vincolo come nel nuoto puro, respirare ad esempio ogni 3 bracciate o ogni 5, dipende poi dalla metratura, ma puoi respirare quando vuoi. Certo che non puoi respirare ogni bracciata, ma anche lì devi controllare la respirazione. Secondo me sì, ci sono stati altri cambiamenti sull'approccio negli allenamenti, nel senso che è cambiata proprio la tipologia di allenamento e infatti ci sono adesso, ad esempio, molti atleti anche stranieri che vanno molto forte rispetto ad anni precedenti, ecco, quindi sicuramente è cambiata la mentalità e anche gli allenamenti, soprattutto per le distanze veloci. Il nostro settore fa parte anche la l'apnea subacquea e di recente la Pnea è entrata ai World Games, che sono del CIO, e anche questo è un passaggio. Dico questo perché noi siamo gemellati, io mi occupo prettamente di nuoto pinnato, ma l'obiettivo è comunque che almeno una delle nostre discipline entri alle Olimpiadi. Chiaramente io spererei che fosse il nuoto pinnato, ma sono aperto a lavorare per qualsiasi situazione, perché questo è il nostro obiettivo e non ci sono riuscito da atleta e sarebbe un grande onore farlo da dirigente. Le scuole sono un bacino importantissimo, la federazione su questo è molto attenta e sta soprattutto nell'era post-Covid per riportare in piscina i ragazzi. Ha fatto un sacco di iniziative e un sacco di progetti e questo è importante. Ai ragazzi nelle scuole e soprattutto ai tecnici che vanno nelle scuole a parlare, noi chiediamo di venire a provare la nostra disciplina, perché a differenza del nuoto normale, quello senza pinne, dove c'è un drop out, un abbandono molto importante, perché a volte le differenze sono tante, da chi vince a chi invece partecipa semplicemente alle gare. Da noi c'è l'opportunità di provare più discipline e provare, diciamo, come le gare di fondo, come le gare in piscina, le pinne, la monopinna, le bombole vele. Prima Davide citava appunto questa tipologia di gare, quindi di accostare al nuoto normale il nuoto pinnato, ma anche per diciamo una proposta di motricità diversa, perché comunque aumentando la velocità devono ridurre l'attrito, quindi questo gli serve anche per quello che riguarda il nuoto normale. Non è un caso che anche nel nuoto utilizzino il boccaglio aeratore che noi utilizziamo da anni nel pinnato, o ad esempio le pinne. Io, se dovessi parlare ad una scuola, a dei bambini di una scuola, gli direi di venire a provare il nuoto pinnato. Uno, perché c'è tutto un mondo da scoprire, soprattutto quello che riguarda sotto l'acqua. C'è l'utilizzo delle pinne, che è, diciamo che è un aiuto e una facilità nel nuotare e nel galleggiare, e in più c'è l'utilizzo della monopinna, che è un attrezzo che ti porta a velocità assurde, e infatti viene definito poi la Formula 1 del nuoto, oltre a nuotare come un delfino e tutto quanto, però è proprio insomma, la sensazione di velocità che si può raggiungere, quindi venite a provare, certo. L'acqua ci è amica. Non devi combatterla. Condividi il suo spirito e lei ti aiuterà nel movimento. Alexander Popov.